Ciao, ciao Italia, ciao ragazzi. Ciao, qui fa freddissimo, non so da voi. Allora, buongiorno, buonasera, anzi buonasera perché dopo mezzogiorno si dice buonasera. Buonasera a tutti. Io sono a casa, sto facendo le valigie perché di nuovo ho fatto 1000 lavatrici e sto rifacendo le valigie perché tra pochi giorni si va a Napoli dove si festeggerà questo Natale, come sempre. E mi ha accolto, ci ha accolto una fantastica neve, quindi c'è stato un bel cambiamento radicale da Cuba a qui. Sono tornata e volevo fare questa diretta perché in realtà credo che attraverso i post o delle stories fosse davvero limitante. E quindi ho voluto fare questa. Scusatemi. Ho voluto fare questa diretta proprio per parlarvi in maniera ovviamente più limpida possibile e anche più diretta, e in questo modo salverò poi la diretta e per chi è interessato a vedere, insomma, e a scoprire delle informazioni inerenti a Cuba, chi ha fatto già questo viaggio o chi invece lo vorrà fare, può tranquillamente guardare la mia diretta e magari catturarne qualche informazione in più da chi l'ha vissuta, ecco, proprio di recente. Allora, mi sono scritta dei punti così andiamo in maniera un po' più diretta. Allora, vediamo un attimo. Allora, il motivo per cui ho scelto Cuba. Io e Claudio abbiamo scelto Cuba perché, come sapete, noi l'8 dicembre ogni anno, devo stare ferma con questa penna, devo prendere ogni tanto prendo qualche tic. Noi l'8 dicembre facciamo l'anniversario. E infatti questo è stato il secondo anno. L'anno scorso siamo stati a Dubai e quest'anno per l'occasione volevamo fare un altro viaggio, sempre bello più un po' più impegnativo, ecco, perché comunque sono tante ore di volo. E nella ricerca abbiamo valutato qualsiasi tipo di opzione. Alla fine ne è uscita questa Cuba e io ero subito entusiasta perché da un lato c'era Claudio che cercava un posto dove il mare fosse molto molto bello e ovviamente dove facesse caldo, a differenza di qui. Da là, e quindi per rilassarsi proprio. Dall'altro c'ero io che volevo comunque visitare un posto con una certa cultura, con qualcosa da vedere, da visitare, da scoprire. E quindi abbiamo trovato questo connubio perfetto a Cuba, cioè noi ci siamo fatti insomma due calcoli e abbiamo visto che quello che cercavamo c'era proprio a Cuba. Pertanto decidiamo di prenotare, questo ovviamente mesi prima, non si prenota il giorno prima per il giorno dopo, soprattutto per un viaggio come Cuba. E quindi prenotiamo con la compagnia Eurowings. Non so se l'avete mai conosciuta, l'avete mai sentita o ci avete mai. Avete mai prenotato con Eurowings? Ditemi un po'. Non lo so. Non leggo commenti inerenti a questo. Ciao, ciao a tutti. No, sinceramente no. No, mai. Ok, va bene. Comunque, neanche io non l'avevo mai sentita. Sono andata per la prima volta con questa compagnia. E lì diciamo che funziona abbastanza bene, nel senso che in base a quello che volete avere, oltre alle varie fasce di prezzo, non era, diciamo, all'interno del prezzo non rientrava anche il cibo, per esempio, o vedere film, ecco, tutte le varie opzioni erano aggiuntive, quindi in base a quello che volevate, pagavate, ecco. Noi non abbiamo preso il mangiare perché ce lo siamo comprati in Italia e abbiamo fatto scalo a Düsseldorf. A
Abbiamo fatto Milano, Malpensa, Düsseldorf, un'ora e mezza. E poi abbiamo fatto Düsseldorf, Varadero. Ci abbiamo impiegato 10 ore sicuro, 10 ore sicuro. Quindi comunque è stato veramente bello lungo. E niente, con la compagnia devo dire che non malissimo, ma neanche benissimo, perché soprattutto l'andata, al ritorno abbiamo dormito tutto il tempo perché essendo di sera, di notte, il viaggio non abbiamo proprio percepito queste ore perché abbiamo dormito perennemente. Ma l'andata, visto che era giorno, visto comunque anche l'emozione, no, di arrivare, avevo chiesto, insomma, il servizio bar, avevo chiesto una birra per Claudio e uno Snickers per me perché ovviamente sempre golosona. E la ragazza, la hostess, perché io non avevo visto il menu, quindi l'avevo scelto al momento così, la hostess mi dà un prezzo, cioè mi dice un prezzo e mi dà il resto, e non mi dà neanche lo scontrino perché mi spiega che non si dà lo scontrino, vabbè, così. Dopodiché, dopo un'altra oretta che dormivo, ovviamente perché lì facevo solamente, dormivo, mi svegliavo, mangiavo qualcosa e mi addormentavo, questo facevo. Mi accorgo che la ragazza in effetti mi aveva dato un resto sbagliato, cioè si era presa tipo 4-5 euro in più. E io ho detto: vabbè, ho capito che insomma costa sull'aereo, ma questa, cioè, proprio, ma mi aveva detto un prezzo rispetto a un altro assurdo. E quindi praticamente voleva fare anche insomma un po' l'imbrogliona, però purtroppo ha beccato proprio un'italiana, per di più napoletana, quindi proprio non l'ha potuto fare, e infatti è stata pure sgridata, penso, dalla sua capo hostess. Non so se esiste comunque dal suo capo, insomma. Allora, detto questo, quindi diciamo che questa cosa non mi ha fatto guardare proprio di buon occhio, ma purtroppo le persone poco per bene ci sono ovunque, ora al di là della compagnia. La compagnia, anzi, devo dire la verità, i piloti sono stati davvero bravissimi. Sono stati due viaggi che non si sono percepiti per niente a livello di turbolenza, a livello di niente, anche atterraggi perfetti. Quindi, sotto quel punto di vista, veramente ci sono dei professionisti. Detto questo, arriviamo a Cuba, arriviamo a Varadero, perché Varadero è una zona di Cuba altamente turistica, cioè solamente turistica praticamente. Ci sono solo resort dove noi volevamo fare praticamente la cosiddetta pacchia, cioè proprio non pensare a nulla, arrivare lì, essere serviti e riveriti, mangiare e bere a quantità industriali e goderci il mare. Quindi, se avete quell'intenzione, potete andare lì tranquillamente. Tant'è vero che noi siamo andati lì e ce la siamo goduta per i primi giorni, con questo mare bello, veramente molto bello. Avevamo anche la specie di ciringuito, ecco, dove bevevamo anche sulla spiaggia, quindi non dovevamo andare fino al ristorante, insomma, e ci cucinavano anche gli hot dog, l'hamburger sulla spiaggia, cioè bellissimo. Comunque, veramente relax, relax totale. Devo dire che c'era veramente una grandissima un elevato numero di russi nel nostro, russi e soprattutto anche canadesi. Infatti, i canadesi sono a sole 4 ore di aereo da Cuba, quindi li incontrerete sicuramente se andrete a Cuba, perché loro veramente ci vanno anche più di una volta all'anno. Scusatemi, ma ho mangiato di fretta e furia e devo digerire come i bambini. Grazie, comunque, vi sto leggendo. Grazie, grazie per tutti i complimenti. E quindi ciao 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 a tutti, anche quelle che ora stanno entrando. Detto questo, quindi siamo andati, ecco appunto, rapporto anche qualità-prezzo, niente male, cioè comunque assolutamente fattibile. Col volo vi consiglio di prenotarlo molto molto prima, perché così risparmiate. Per quanto riguarda invece gli hotel, comunque dipende dalla fascia, cioè da quello che cercate. Noi era un ottimo 3 stelle, ma per di più ristrutturazione, quindi alle basi per diventare tranquillamente un 4/5 stelle, cioè proprio non gli mancava nulla.
E infatti ve lo consiglio sinceramente, se appunto vi va di andare. Io infatti ho ancora il braccialetto in tutto ciò, perché non l'ho tolto, questo, quando avevo questo mi sentivo potente e potevo avere tutto quello che volevo. Questo qui era il braccialetto, però una volta c'era scritto anche il nome, però purtroppo col mare, con tutto, insomma, si è tolto. Mi sono anche lavata ogni tanto. E, cioè, comunque si chiama Starfish. Starfish si chiama il resort dove siamo stati. E se volete andarlo a vedere su Booking, noi lì abbiamo prenotato quasi tutto, cioè, sempre su Booking. Detto questo, andiamo a appunto, abbiamo fatto questi vari giorni, insomma, di resort della pacchia totale, andiamo al mare, andiamo su, andiamo giù, andiamo a berci qualcosa, tutto abbiamo fatto, tutto. Abbiamo anche fatto, ovviamente c'era anche l'animazione, abbiamo fatto un bellissimo, una gara di ballo e tra tutti noi, e alla fine abbiamo vinto io e Claudio, quindi siamo stati contentissimi, abbiamo vinto una fantastica bottiglia di rum cubano, quindi siamo stati molto molto fortunati. E, dopodiché abbiamo deciso di fare qualche escursione. Ovviamente avevamo già messo in preventivo di andare ad Havana, perché Havana andava stravista. E, non sto leggendo, scusatemi. Allora, grazie, grazie per... Aspettate che mi sta arrivando... E questo è Claudio. Claudio che chiama sempre nei momenti più inopportuni. È furbissimo il ragazzo, non ha capito che... Io l'ho detto anche che ero in diretta. Vabbè, lasciamo stare. Allora, abbiamo deciso quindi di andare a vedere se Havana, di fare anche un altro tipo di escursione. Siamo andati a fare questa escursione che sicuramente vi consiglieranno di fare, perché è qualcosa che fanno sempre, e cioè andare a Cayo Blanco. Cayo Blanco che è una spiaggia, un isolotto, comunque è con una spiaggia stupenda, cioè proprio bellissima. Quella è proprio da film, ecco, lì io ho detto ok, bellissimo, bellissimo il mare, bellissima la spiaggia, super bianca, bella, bella, bella. Allora, l'escursione consisteva nel prendere questo catamarano insieme ad altre 50-60 persone, non lo so, indicativamente eravamo quelli. Questo catamarano che prendeva, partivate dalla marina di Varadero, e andavamo poi, siamo andati poi dalla marina in mezzo al mare a un certo punto, e abbiamo visto, grazie Sofia, ti saluto. Grazie Stefano. Ci siamo fermati all'improvviso perché dovevamo fare snorkeling, ma in realtà ci avevano portato. Noi siamo stati un po' sfortunati perché ci hanno portato in un posto dove non c'era veramente niente da vedere sott'acqua, cioè non si vedeva nulla. E io infatti non mi sono buttata perché lo vedevo già da sopra il catamarano, che non c'era niente di bello da vedere. Però ho fatto lanciare Claudio proprio per dire: vai amore, vai a vedere cosa c'è, poi mi dici. E lui alla fine è salito dopo neanche 5 minuti dicendo: amore, non mi vedevo neanche la mano sott'acqua, quindi per dire, ho detto: ah, va bene, vedi, io avevo ragione. E poi però ci hanno detto che altri giorni portano tipo sulla barriera corallina, quindi comunque, cioè, si vede. E poi ci hanno portato appunto sul Cayo Blanco, dove abbiamo pranzato veramente benissimo, tra calamari, aragoste, insomma, tutto pesce, anche carne, ma comunque tanto pesce buono, verdura, insomma, c'era di tutto e di più, di tutto e di più. E poi abbiamo fatto il bagno lì, dopodiché, siccome noi avevamo pagato diciamo, qualcosina in più, potevamo andare anche dopo a vedere i delfini. Discorso delfini, non voglio ovviamente toccare la sensibilità di nessuno, anche perché io li ho visti stare molto bene, sinceramente. No, io non soffro l'aereo, anche perché lo prendo tutte le settimane, praticamente da quando studio recitazione, quindi non potrei mai permettermi di soffrire l'aereo. C'era praticamente questi delfini vivono
all'interno di una struttura creata di cemento, tra virgolette, proprio nel mare, cioè quindi loro praticamente stanno proprio nell'acqua marina, non stanno nella piscinetta con il cloro, cioè con la cosa che gli buttano così chimica, loro stanno veramente nel mare, è aperto comunque, c'è solo la barriera che non li fa uscire fuori, però alla fine non, loro possono, cioè, nel senso, secondo me è il modo più naturale di tenerli, non naturalmente, ecco, un po' un controsenso, però spero mi abbiate capito. Comunque, detto questo, siamo andati lì dopo pranzo, dopo il bagno, siamo risaliti sul catamarano e siamo andati a vedere questi delfini. Abbiamo visto il loro, tra virgolette, spettacolo privato, nel senso che eravamo solo 15 di noi e lui giocava con noi, è stato bellissimo, ci baciava. Io però ero un po'. Avevo un po' freddo, di conseguenza erano tutti in acqua tranne me. Infatti, se volete, dopo nelle stories vi metto la foto di dove mi trovavo io. Io mi trovavo a metà tra l'acqua e non l'acqua, sulla scala praticamente. Ero attaccata alla scala e mi guardavo il delfino dall'alto. Poi, dopodiché, andiamo avanti. Siamo andati ad Havana, ecco, e andiamo diciamo, nel discorso più interessante. Comunque voi potete decidere, questa escursione costa, noi l'abbiamo pagata, io vi dico anche i prezzi perché così voi fate anche due calcoli. Noi l'abbiamo pagata 85 euro a persona, questo tipo di escursione, però considerate dalla mattina fino al pomeriggio tardi state in giro, poi comunque fate delle cose particolari, ecco. Dopodiché siamo andati ad Havana. Ad Havana, mi raccomando, fatevi fare un buon prezzo per il taxi, comunque per arrivare, perché sono molto cari i tassisti in generale. Abbiamo saputo di gente che ha pagato anche il doppio della nostra cifra. Purtroppo, non sapendo, magari delle volte, ecco, non riescono a trovare un giusto compromesso. Noi abbiamo pagato 130 euro entrambi per avere un tassista privato, quindi per andare solo da soli con la macchina. E siamo andati e questa persona è stata con noi tutto il giorno, ci ha accompagnato nelle zone più importanti della città, ci ha mostrato i vari monumenti, ci ha lasciato anche soli comunque via, andare nei vari vicoletti, scoprire da soli, insomma, la zona. E poi alla sera ci siamo ritirati, ecco, quindi comunque penso che siamo andati bene, anche perché lì la benzina non costa poco, quindi considerando anche i tanti chilometri che ci sono tra Varadero e ad Havana, perché sono circa 2 ore e mezza di macchina, fate i calcoli, comunque è stato onesto. A come costa più il trasporto che il mangiare? Sì, è vero, è vero. Il trasporto costa tanto e infatti vedrete tantissima gente per strada che chiede l'autostop perché non hanno i soldi per mettersi appunto né la macchina né comunque un taxi e quindi chiedono molto l'autostop. Allora, andiamo a parlare dell'Havana, ecco, arriviamo all'Havana. Ragazzi, l'Havana, la prima cosa che si vede sono le piazze principali, sono comunque, vedi, si vede comunque una Cuba, un'Havana abbastanza accurata, giusta. Claudio aveva l'impressione di essere a Napoli. Sicuramente ricorda un po' il centro storico di Napoli, però io non la guardavo così. Non so, forse essendo napoletana non riuscivo a guardarla in questo modo, però all'inizio, insomma, mi sembrava una meta turistica qualsiasi con i suoi monumenti, sì, carina, pipì, papù. C'era molta polizia, quindi comunque è molto controllata. Che altro? Che altro? In realtà poi subito il signore, il tassista che sembrava, come si chiama? Vin Diesel, non so se si chiama così, quell'attore, comunque era identico, era veramente identico il personaggio.
Anche lui molto carino, molto disponibile. Ci ha fatto conoscere anche suo figlio, sua moglie, troppo carino. Allora, lui praticamente, vabbè, ci ha spiegato poi dopo un po' Cuba dai suoi occhi, un po' da cubano ci ha spiegato un po' delle problematiche che poi in realtà noi avevamo scoperto già da soli, però sentirlo dire da un cubano, ecco, le ha solo confermato. Vin Diesel, grazie, Vin Diesel, grazie. La cultura, allora, c'erano ecco, nella Havana Nuova c'erano tutti questi, queste ballerine, la musica, insomma, tutte queste cose qui, tanti negozi di souvenir, quindi diciamo che era questo principalmente. E tanti turisti. E poi ogni tanto vedevi i cubani, lo capivi dal fatto che iniziavano a fissarti tipo così. Soprattutto a me e Claudio ci fissavano, non so, forse, non lo so perché ci guardavano, comunque vedevo che guardavano la mia borsa, guardavano i miei vestiti, perché comunque probabilmente non avevano mai visti prima, quindi erano curiosi di vedere delle cose diverse, no? Perché poi lì non ho visto tanti negozi di abbiamento, forse o due ne avrò visti, ma non erano neanche di brand famosi, cioè. Comunque, e questa è l'Havana Nuova. L'Havana Vecchia invece è ben diversa. L'Havana Vecchia veramente è condizioni molto, molto spiacevoli. C'è veramente tanta povertà. Purtroppo, Cuba è tanto conosciuta per la sua cultura, per la sua storia, anche molto particolare. Secondo me mi ha fatto veramente male, mi è dispiaciuto molto vedere in che condizioni certe persone vivono. È brutto perché non è un popolo stupido, cioè non è un popolo, come posso dire? Sono veramente molto acculturati, cioè i cubani sono persone super intelligenti che hanno studiato, che sono coscienti di quello che stanno vivendo e nonostante ciò però purtroppo sono sottomessi e vivono in condizioni no sense proprio, insensate. Per me nessuno dovrebbe accettare una cosa così. E ho visto veramente delle cose che non. Cioè, non. Sinceramente. Mi ha fatto molto male vedere queste cose. Non mi ha fatto contento. Non ho detto, ah, che bello, sono tornata soddisfatta perché ho visto la povertà. No, non, cioè, per me Cuba non deve essere questo. Non volevo avere questo tipo di ricordo di Cuba. Detto questo, io penso in generale, comunque. Vi dico che credo che comunque Cuba stia diventando fin troppo turistica, nel senso che ormai c'è questo turismo così di massa da aver un po' bloccato o comunque influenzato anche la cultura del cubano stesso, perché non ho riscontrato quel calore e quella grande fama che ha appunto Cuba e gli stessi cubani. Sì, sono persone con il cuore, però e sicuramente questa è una cosa che ho notato perché io all'interno del resort ho fatto delle amicizie con cuochi, camerieri. E me li abbracciavo, me li baciavo tutti i giorni, li salutavo, raccontavo quello che avevo fatto, eccetera, eccetera. Però invece con me erano così perché probabilmente anche io sono così. Con altre persone non li vedevo per niente gentili, anzi, e per di più erano alla costante ricerca di mance, ma proprio è loro punto fisso, cioè mancia, 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 vogliono soldi, ecco, tutto il loro pensiero è i soldi, i soldi, i soldi, devono vedere come devono trovare i soldi, perché no.
non riescono a farcela altrimenti, probabilmente, perché comunque ambiscono in alto, no? E quindi vedono in noi la possibilità di avere qualcosa. E quindi questo mi ha un po' dato fastidio, tra virgolette, perché non è che potevo darle a tutte le mani, cioè, non è che potevo stare così, anche perché, voglio dire, anche noi italiani abbiamo i nostri problemi, anche noi nel nostro piccolo, cioè, se abbiamo fatto questo tipo di viaggio è perché tutto un anno abbiamo fatto dei sacrifici, non è che i soldi li inventiamo così. Mi ha fatto sicuramente crescere. Sì, la mancia si dà. Noi in Italia probabilmente non abbiamo proprio questa cultura. La mancia la diamo quando veramente un cameriere ci piace così tanto e ci piace così tanto come ci ha servito che gliela diamo in un'occasione speciale, per esempio, perché vogliamo fare tipi proprio, mamma, te la do proprio questa mancia, per soddisfazione. Però invece lì proprio a prescindere, cioè, la vogliono. No, ma in qualsiasi cosa la vogliono. E niente, questo è. Per quanto riguarda, quindi questo diciamo che è stata una cosa che mi ha un po' delusa di questo viaggio. Mi aspettavo più calore. E quindi questo lo devo dire. Per quanto riguarda l'esperienza di quella notte, ora ve la racconto perché so che veramente in tantissimi vi siete preoccupati. Ho letto articoli giornali, come avete potuto vedere, io non mi sono esposta appena accaduto nell'episodio perché ho voluto metabolizzarlo, ho voluto comunque vivermi gli ultimi giorni di Cuba e tornare a casa per poter poi parlare di questa cosa. Perché comunque è stata una cosa che mi ha destabilizzato anche un po', non lo nego. Questa cosa di cui sto parlando è l'episodio che in piccola parte ha raccontato Claudio, attraverso un paio di stories, se non sbaglio. Sì, sono napoletana, Katen, sì, sono napoletana. È stato un episodio che è accaduto una delle ultime notti che eravamo lì a Cuba nel nostro resort a Varadero. Era l'una e mezza circa di notte, nonché quindi locale, quindi in Italia erano le 7:30 del mattino. Sì, ad un certo punto noi due eravamo a letto, cioè stavamo dormendo tranquillamente. Ad un certo punto io e Claudio, cioè io sento un urlo pazzesco da fuori che fa tipo Mefuo, Mefuo, Mefuo! Io non sapevo cosa significasse, sinceramente. Immaginate, durante la notte sentite una che urla così, io mi sono svegliata di soprassalto e ho pensato subito al fuoco. Cioè, non so perché, ma la mia testa subito incendio, incendio. Claudio, ho preso subito Claudio, ho iniziato ad urlare. Claudio, svegliati, andiamo via, l'incendio, l'incendio. Cioè, cose di secondi, ovviamente, non è che là ci sono stata a pensare, aspetta, fammi capire. No, cioè, io subito ho preso, mi sono messa le pantofole, sono infradito e sono uscita. E Claudio dietro di me, Claudio pure scioccato perché, insomma, ha detto, oddio, un incendio. Usciamo fuori. E non era un incendio, ma era una ragazza, forse della mia età, un ventenne, argentina, che stava per aiutare la mamma che non stava affatto bene. La madre non respirava più, praticamente, non riusciva a inalare aria e di conseguenza stava per morire, praticamente. Quando siamo usciti, noi abbiamo visto questa ragazza disperata che urlava e contemporaneamente questa signora che usciva dalla sua stanza mezza nuda, perché non riusciva neanche, cioè non aveva avuto neanche il tempo di vestirsi. Questa signora con appunto questa faccia, questa cosa di non riuscire a respirare, quindi non vi faccio, insomma, non voglio imitarla, ma spero abbiate capito le condizioni.
Questa signora avrà avuto una cinquantina, sessantina d'anni. E immediatamente io capisco, questa stanza era a due porte dalla nostra, quindi davvero vicinissime. Immediatamente io, senza neanche pensarci un attimo, inizio a correre perché noi eravamo davvero, davvero lontani dalla reception, dal centro insomma, dell'hotel. E quindi io ho iniziato a correre, a urlare, perché sperando che qualcuno ci aiutasse, perché non sapevo cosa poter fare io oltre a quello, e quindi ho iniziato a urlare in inglese, in italiano, sperando che qualcuno capisse, e ho iniziato a dire help, help, urlavo, urlavo, e continuavo a correre per arrivare in reception. Quando arrivo davanti alla reception, spiego quello che era accaduto, cioè quello che stava accadendo, cioè ho spiegato che una signora non stava bene, che stava morendo praticamente, non riusciva a respirare. Ho visto proprio, cioè, la flemma, proprio con serenità, come se io gli stessi dicendo: guardi, dopo mi prendo un caffettuccio. Cioè, proprio non si sono allarmati di niente, zero. Io ho detto: dovete venire con me, c'è una signora che non sta bene. Cioè, proprio, ah sì, vabbè, forse vengo a fare quello della sicurezza, vabbè, forse vengo a fare un giro fra 5 minuti. Cioè, proprio con una tranquillità stratosferica. E scusate che ogni tanto mi stoppo, ma perché cerco di leggere quello che mi scrivete. Comunque, chi veramente scherza e prende in giro in questo momento, scrive cose brutte. In questo momento vuol dire proprio che non ha cuore, ma al di là di chi io sono, comunque di quello che dico, quello che faccio. Sto parlando di una cosa molto delicata che voglio condividere con voi per uno scopo ben più profondo, sia quello di cercare di darvi, non dico un insegnamento, però farvi vedere, ecco, da miei occhi cosa. Cioè, cosa è mancato in questo episodio e cosa invece ci dovrebbe essere, ossia la generosità, l'essere capaci di dare aiuto, di non tirarsi indietro, di non avere paura, ma di aiutare sempre, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi momento. Non esiste sesso, religione, non esiste paese, non esiste età. Veramente su queste cose bisogna sempre aiutare. Io ho visto invece solo fregarsene, ho visto solo persone fregarsene, non ho visto una porta aperta, non ho visto una porta aperta, e l'hotel ospitava più di 1.000 persone. Nessuno ha aperto una porta per aiutare, nessuno. Volete farmi credere che in quell'hotel non c'era un dottore, un infermiere? Impossibile. Impossibile. Comunque abbiamo questo, ecco, questo è lo scopo reale per cui sto parlando di questa cosa. Vi racconto la fine. Alla fine questa signora non riusciva a respirare, stata per tanto tempo così. Comunque tanto tempo, si parliamo proprio sempre di pochi minuti perché sembrava un'infinità, ovviamente. Ho cercato di aiutare la ragazza. La ragazza non sapeva l'inglese, non sapeva parlare nessuna lingua se non l'argentino, quindi immaginate il modo di comunicare in quel momento, però lei si faceva capire lo stesso. È stata veramente bravissima quella ragazza. Io l'ho stimata tantissimo perché, nonostante il terrore nei suoi occhi di vedere una madre che potrebbe morire da un momento all'altro, lei cercava di dargli la forza, cercava di tenerla sveglia, di tenerla cosciente e di dirle: mamma, resta qui perché tu pensa alla famiglia, pensa a me, pensa a tutte le persone che ti vogliono bene. Queste parole non le dimenticherò mai più. Cioè, queste scene ce le ho proprio fisse nella mente. Il terrore proprio. Io poi non ho mai visto una persona morta, quindi ho una persona comunque che perde la vita, quindi immaginate. Dopodiché, dopo diverse chiamate, l'ambulanza non arrivava, la signora è partita in macchina con un taxi. Con un tassista, e hanno raggiunto poi dopo qualche minuto l'ospedale, perché purtroppo le ambulanze erano piene. E da quel momento io e Claudio, a quel punto, siamo andati a dormire perché non potevamo servire più a nulla. Avevamo fatto il nostro compito, comunque la signora era uscita dall'hotel, quindi noi non potevamo fare più nulla.
Il giorno dopo abbiamo, il giorno dopo, siamo andati a fare questa esperienza a Lavana, quindi immaginate già che voglia che avevamo. Forse anche quello un poco ha influenzato la nostra esperienza ad Havana, ecco. Questo devo tenerne conto, sicuramente. Il giorno dopo mi sono ripromessa che avrei bussato a quella porta, per sapere come stava la signora. Qualsiasi cosa fosse stata l'avrei dovuto sapere. E invece il destino ha voluto che il pomeriggio, quando siamo tornati, abbiamo incontrato proprio la figlia all'interno dell'ascensore. E quando ci ha visto, è stata contentissima, ci ha riconosciuto immediatamente. Che poi, ragazzi, ce l'abbiamo incontrato in 2 secondi, cioè 2 secondi, comunque in quell'attimo di panico, all'1:30, 2 di notte. Quindi, cioè, magari questa non si ricordava neanche noi che eravamo. E invece no, lei ci ha riconosciuto subito, ci ha portato subito dalla mamma, che stava meglio. Ma comunque, quello è stato un altro momento bellissimo, perché la signora, quando ci ha visto, immediatamente è scoppiata in lacrime. Io me la sono abbracciata forte, 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 me la sono sbaciucchiata ovunque, come se fosse mia madre, quasi come se fosse mia madre, perché in quel modo lei ci stava ringraziando, io stavo cercando di darle tutta la forza che le potevo dare. E ci ha ringraziato. Noi non ci capivamo perché neanche lei sapeva parlare inglese, non sapeva parlare. Però ci siamo. Claudio all'improvviso ha iniziato a parlare in spagnolo pur di farsi capire. Ha scoperto di conoscere anche quest'altra lingua. È stato bellissimo. È stato veramente un momento lì bello. Poi la signora ci ha spiegato che cosa aveva avuto. Lei purtroppo soffriva di un'allergia all'umidità e l'umidità, l'aria umida, insomma, l'aveva fatta soffocare. Lei non faceva, non riusciva, mi aveva raccontato, appunto, mi ha raccontato che appena si era resa conto che non riusciva più a fare entrare aria, ha iniziato ad aprire le finestre, si è affacciata e cercava di prendere aria dall'esterno, ma non le entrava nulla, e quindi è andata ancora più nel panico. Ci ha provato in tutti i modi, ma poi alla fine sono uscite fuori e siamo arrivati noi. Questa è stata la scena, insomma. E poi, una volta andata all'ospedale, ovviamente le hanno fatto cortisone, le hanno fatto una siringa di cortisone, le hanno dato tutti i medicinali di cui aveva bisogno, e la signora poi dopo qualche ora sarebbe poi ritornata nel suo paese. Ovviamente non sarebbe più tornata a Cuba, purtroppo. E purtroppo questa esperienza mi è servita molto a riflettere su due cose. In primis, il fatto che non, purtroppo non c'è ancora questa bontà d'animo in tutti, non c'è tutta questa generosità in tutti, e non parlo di tedeschi oppure di russi, non voglio fare distinzioni perché per me non esistono distinzioni. Però dico questo, dico che non ho visto che non c'è tutta questa bontà d'animo, e questa cosa mi ferisce molto, perché al posto di quella ragazza ci potevo essere io con mia madre, per dirne una, e sarebbe stata la stessa cosa. E quindi ne approfitto oggi appunto per dire questo, che bisogna essere sempre generosi, sempre pronti ad aiutare il prossimo, che sia anche il nostro peggior nemico. Ok, nella vita di tutti i giorni, se sta male, si aiuta. Sempre, sempre, non esistono se, non esistono ma, non esistono ah, non ce la faccio, ma non so che fare. Qualsiasi cosa, bisogna aiutare, essere presenti. E la seconda cosa che ho notato, e ora non mi ricordo più perché ero troppo presa da questa cosa. Ah, cavolo, questo è il bello della diretta. Scusate, che questa cosa è veramente, questo episodio mi ha fatto riflettere anche molto su, ecco, sul fatto che noi siamo proprio, il nostro corpo è una macchina perfetta, però in un attimo basta veramente poco
che questa macchina inizia a non funzionare bene. Scatta qualcosa. Noi ora ci siamo, fra 10 secondi non ci siamo più. Per una cavolata, per l'aria umida. Questa donna stava perdendo una vita per una cavolata. Allora lì bisogna riflettere e dire: cavolo, punto primo, quanto sono fortunata io che tutto mi funziona per bene, che sono sana, non mi manca nulla. Punto secondo, quanto sono fortunata ad avere i miei genitori, avere tutte le persone che amo ad oggi, e questo Natale sarà speciale perché io sarò con tutte queste persone a me speciali, per me speciali, e me ne devo godere. Me le devo godere perché oggi ce l'ho. Oggi le ho, domani non lo so. Quindi anche quest'altro tipo di messaggio è molto importante. Non date per scontato che avete un genitore, che avete l'amore da un genitore, o da un fratello, o da uno zio. Fatene tesoro perché sono le cose più belle. Perché questo è un... Come si può dire? Oddio, non mi viene... Un contenitore. Cioè, non ha... cioè, è importante, sì, perché noi se no non viviamo. Però sono altre le cose di cui ci dobbiamo nutrire. Non il vestito bello, non il trucco all'ultima moda. Sono altre cose di cui dobbiamo fare tesoro. Sono questi. Approfittatene durante queste feste. Mi raccomando, approfittate, ne state vicino alle persone chiamate, agli animali chiamate, a tutti, veramente. Con questo vi auguro un buon Natale, ma tanto non ve lo voglio augurare ora perché tanto ci vedremo sicuramente nei prossimi giorni, anche perché vi devo raccontare un sacco di cose in questi giorni, quindi vi voglio bene, grazie per avermi seguita fino ad ora, grazie per chi mi seguirà dopo, perché so di diversi di voi che vorranno guardarla dopo, visto che magari presi da altri impegni. Quindi, grazie, grazie. Siete bellissimi. Spero che in questo modo possiate conoscermi sempre di più, al di là delle belle foto, dei bei video, di tutto, ma proprio conoscermi come persona. Perché questa è Ginevra, senza filtri, senza maschere. Ciao ragazzi, buona serata. Io ora vado a vedere Uomini e Donne.